Mister, una brutta partita per oggi, difficile, rognosa. Una partita rognosa, noi credo che il primo tempo, fino ai 30 metri, abbiamo costruito anche delle buone trame, abbiamo lavorato bene sul piano della costruzione, meno in fase di finalizzazione dentro l'area di rigore. È normale che noi volevamo andare in progressione, chiuderli nell'ultima mezz'ora e riuscire a risolvere la partita. Purtroppo l'inferiorità numerica non ce l'ha consentito. Una partita che poteva mettersi anche peggio, dobbiamo accettare il punto perché è stata una partita tosta, una partita chiusa, una partita dove l'avversario si è dimostrato Io ne ho visti di peggio sinceramente. No, si è dimostrato arcigno e soprattutto in fase difensiva sicuramente hanno giocato una buona gara, poi hanno cercato di ripartire. Noi, ripeto, abbiamo lavorato bene fino agli ultimi 30 metri, poi dopo abbiamo trovato più difficoltà, sicuramente oggi è successo questo, nell'ultima mezz'ora, poi in 10, sicuramente è stato ancora più difficile. A proposito dei 10, in 10 perché l'arbitro ha giustamente ammonito Tinazzi in occasione del calcio di rigore, sì. Ma prima c'era stata una distribuzione dei cartellini, anche lo stesso Tinazzi ha preso un cartellino giallo su un normalissimo fallo al centrocampo. Direi che la munizione di Marocco. Quella ci sta. La munizione di Marocco è stata sacrosanta, la munizione di Tinazzi non esiste. Non esiste perché è stato un fallo che poi. Una munizione che poi ha condizionato la gara per l'episodio che è successo dopo. Senti, Agliu fuori, un motivo particolare? No, Agliu ha sempre giocato, era la quindicesima partita di seguito che giocava, volevo fargli tirare il fiato per un tempo e poi metterlo insieme a Padovan davanti perché sapevo che loro giocavano molto bassi, si chiudevano e avremmo avuto l'opportunità poi dentro l'area di rigore di avere giocatori con maggiore fisicità. Questo era, diciamo, il nostro piano. Purtroppo non è stato possibile farlo, e si è ritrovato solo davanti, è entrato, ma chiaramente non era facile. Cosa non ha funzionato? Perché io non ricordo un apparato del portiere. No, ma non ha funzionato. Ha funzionato che, ripeto, sul piano della costruzione abbiamo fatto anche bene. Sul piano della finalizzazione non siamo riusciti ad avere quello spunto che ci avrebbe consentito di sbloccare la partita. Questo non siamo riusciti a sbloccarla subito e dopo è una partita che nella fase centrale noi dovevamo costruircela. E secondo me lo stavamo anche facendo, poi chiaramente abbiamo rischiato anche di perderla, perché bisogna dire la verità, perché è stato bravo il nostro portiere sul rigore, è stato bravo andarselo a prendere. E dopo abbiamo dovuto sì attaccare per cercare di vincere, ma anche stare attenti a non disperdere anche un risultato positivo. È un campionato questo che sembra andare al rallentatore. È un campionato equilibrato, noi abbiamo fatto anche un lungo inseguimento, ora sono anche convinto che recuperando alcuni giocatori possiamo essere ancora più competitivi. E forse oggi un Fasolo ci sta. No, ma è normale che partita quando, chiusa così. Diciamo che è normale che quando trovi avversari chiusi avere magari un giocatore in più abile nel saltare l'avversario. Devo dire la verità che Calabrese il primo tempo secondo me ha giocato un'ottima gara e anche Tognoni quando ora è entrato. Posso, ti richiamo tra 5 minuti. E anche Tognoni quando è entrato ci avrebbe dato magari quel qualcosa in più se fossimo rimasti in parità numerica, invece anche lui ha dovuto sacrificarsi in fase difensiva e chiaramente abbiamo perso qualcosa davanti. Anche se devo dire la verità che i ragazzi sono stati bravi perché poi non hanno rischiato quasi più niente. Più deluso o arrabbiato? No, sono realista nel senso non c'è da essere né da delusi né arrabbiati perché poi il calcio ti mette di fronte a queste situazioni qui che bisogna accettare e bisogna subito pensare alla prossima gara e prepararsi da lunedì per fare una gara importante sabato. Un'ultima cosa per me, il fatto di cominciare questi 10 minuti, cioè il primo tempo è sostanzialmente volato. Ma sì, ma infatti noi sapevamo che o riuscivamo a sbloccarla subito su un episodio, su un'azione, come abbiamo cercato di fare, oppure sarebbe stato molto importante il secondo tempo, ecco.
perché il primo tempo era più corto e magari anche l'avversario ha corso molto. Secondo me il momento in cui loro hanno cominciato a calare fisicamente, noi ci siamo trovati in 10 e dopo abbiamo più fatto più difficoltà. Ecco. Però gli episodi della partita sono stati questi. E visti gli episodi della partita è un punto che dobbiamo prenderci. E si dice che partita che non si vince non si perde. I ragazzi sono stati bravi nell'ultima mezz'ora a non perderla. Prossima partita non avrai due esterni, Marocco e... No, ma noi abbiamo ragazzi che possono sostituirli, per cui ragazzi che hanno giocato, ma noi non dobbiamo, anche oggi dal punto di vista della rosa, anche se avevamo qualche defezione, non ho niente da rimproverare a chi ha giocato, bisogna avere fiducia in tutti, perché in questi ci sono dei momenti del campionato come questo che magari ti mancano alcuni giocatori ed è il momento che magari chi ha giocato meno si renda utile come gli altri. Pensi di recuperare qualcuno per sabato? Ma credo che riusciremo a fare qualcosa, vediamo in settimana, la settimana come si sviluppa. Ok, lei deve dire qualcosa? No, va bene così. Che lo che, grazie.